Si avvicina la costruzione del collegamento ferroviario diretto tra il porto di Livorno e l'interporto Vespucci, grazie ad un accordo sottoscritto dalla Regione con l'autorità portuale, l'interporto stesso, la provincia e il comune di Livorno, il comune di Colle Salvetti, proprietario dei terreni. Si tratta di un'opera strategica per potenziare l'attività del porto di Livorno, le cui banchine sono spesso occupate impropriamente proprio dai container appena sbarcati dalle navi. Nei grandi porti, non solo del nord, ma anche europei, si è addivenuta questa nuova idea di creare un retroporto a una distanza ragionevole, quindi non deve essere troppo lontano, che consente di stoccare lì i container o le merci in modo da liberare le banchine che vengono così sfruttate al massimo per operazioni di imbarco e sbarco, accelerando i tempi e i costi. Condizioni che si possono creare a Livorno grazie a un collegamento ferroviario lungo appena 1 km e 200 metri che si allaccerà ai raccordi ferroviari già esistenti attraverso l'adeguamento di un ponte attualmente in disuso. Il porto di Livorno può collegarsi con il retroterra attraverso uno scavalco la cui modernizzazione e adeguamento costa qualcosa come 14 milioni. Noi contribuiamo come Regione Toscana per la metà, ci auguriamo e lavoreremo perché i lavori partano già nel corso del 2014. E proprio a questo scopo la Regione ha stanziato anche un contributo di 250.000 euro per la gara di affidamento della progettazione. Fatta quella, ha garantito il presidente dell'autorità portuale, i lavori potrebbero concludersi in pochi mesi.